È un'estate ricca di colpi di scena nel mondo della telefonia. Sono Francesco di 5G News e scopriamo le notizie più importanti della settimana. Parleremo dei ritardi per le portabilità da Vodafone, della perdita dei clienti per Wind 3, della tanto attesa delibera sul modem libero e dell'arrivo tanto atteso, anche questo, del 4G per i clienti Kena. Kena Mobile, l'operatore low cost di TIM, si appresta a lanciare il 4G. Questa era una cosa nota, ma la novità importante è che adesso c'è una data ben precisa ed è il 20 settembre. È quanto si legge nelle nuove condizioni contrattuali pubblicate sul sito web del gestore. In questi nuovi documenti si fa adesso esplicito riferimento alla tecnologia 4G ed LTE e adesso sarà possibile utilizzarla sia per i vecchi e per i nuovi clienti. Le nuove condizioni, si legge sempre sul nuovo contratto del gestore, saranno valide a partire dal 20 settembre, quindi questa è la data attesa. Sarà un 4G castrato come quello di O-Mobile con Vodafone? In molti sono pronti a scommetterci, ma lo scopriremo presto. Wind 3 ha perso nei primi 6 mesi del 2018 ben 900.000 clienti, è quanto si legge sul report pubblicato dal gestore, che adesso è al 100% di proprietà cinese. Gli attuali clienti della compagnia telefonica si attestano dunque a 28,6 milioni. La concorrenza spietata degli ultimi mesi, vedi Iliad, vedi O-Mobile o anche Kena, ha penalizzato fortemente Wind 3. Ma c'è una buona notizia per i clienti sia del brand Wind sia di quello 3. Sono ripartiti da qualche settimana infatti i lavori per realizzare la rete unica che, dove è già presente, garantisce maggiore velocità di connessione e maggiore efficienza. Molti utenti negli ultimi giorni hanno segnalato dei ritardi o l'impossibilità di passare da Vodafone verso altri gestori. In effetti, secondo diverse fonti, Vodafone avrebbe superato il numero giornaliero di portabilità in uscita. Molti pensavano che si trattasse di una strategia di Vodafone per limitare o evitare la fuga dei clienti dal gestore rosso verso altri lidi. In realtà non è proprio così, infatti c'è un numero massimo giornaliero di portabilità in uscita per ogni operatore e superato tale limite si viene inseriti in una lista d'attesa, quindi basta aspettare qualche giorno in più. In realtà molti clienti in effetti stanno lasciando Vodafone a causa dell'ultimo rincaro di 1,99 € al mese che ha fatto infuriare i clienti e li ha costretti in un certo senso a cercare altri lidi più convenienti, ma la responsabilità di questi ritardi non è di Vodafone, ma probabilmente dell'elevato numero di clienti che stanno cercando di andare verso altri operatori, fra cui O-Mobile, che è lo stesso gestore di Vodafone ma è low cost ed è virtuale. In ogni caso qualcuno mi ha segnalato che chiamando il 190 e comunicando la propria volontà di recesso, Vodafone vi offre un'offerta particolare. Fatemi sapere se è così davvero nei commenti. Ultima notizia, ma forse la più importante, riguarda il modem libero. Ogni cliente che sottoscriverà un'offerta internet sia in ADSL sia in fibra ottica non sarà più obbligato ad acquistare a rate il modem fornito dagli operatori telefonici. Si tratta di una novità importante per i consumatori perché non saremo più costretti a pagare 2 euro o 4 euro al mese per 12, 24, 36 o anche 48 mesi, che sono un'infinità. Al momento della sottoscrizione del contratto internet potremo decidere di acquistare autonomamente il modem, magari uno più economico o magari uno che risponde alle nostre esigenze. Gli operatori avranno 90 giorni di tempo per adeguarsi, ma è probabile che facciano ricorso al TAR. Vedremo come andrà a finire. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al mio canale. Se volete approfondire uno degli argomenti che abbiamo trattato in questo video, fatemelo sapere nei commenti e farò un video apposito. Grazie e buona estate a tutti.